Dalle prime ore del giorno gli addetti ai lavori del comune di Chieti stanno ripulendo il cimitero di Sant'Anna dopo il vento dei giorni scorsi. La commemorazione dei defunti per il chietino, chiamiamolo così e non come l'italiano vorrebbe, non è un giorno qualsiasi. Famiglie e comunità diventano tutt'uno in un rito che si rinnova e che pare non voler sbiadire. Fino a qualche mese fa la gestione di questi servizi era affidata alla Tea dei Servizi, quindi abbiamo, diciamo così, reinternalizzato i servizi e abbiamo cercato di fare il nostro meglio, vista la disastrosa situazione economica che ci ha impedito, per esempio, di fornire purtroppo quest'anno la disponibilità del bussetto, diciamo così, per far entrare le persone, evitando così l'afflusso delle macchine private. Proprio perché per questo motivo inizialmente avevamo pensato di chiudere al traffico dal 30 al 2, ma vista la impossibilità di fornire il servizio suppletivo appunto della macchina, del mezzo privato, riapriremo l'accesso al cimitero a chi è autorizzato oggi e domani, mentre il primo e il 2, per ovvi motivi di affluenza, potranno entrare presso la struttura solo i possessori di contrassegno per disabili. La riapertura dell'accesso al cimitero da via Fiera Mosca è sembrata la soluzione più adeguata all'amministrazione, rimarca ancora la consigliera. Nonostante le esigue risorse, stiamo cercando di fare del nostro meglio. I nostri cittadini meritano questo ed altro, in quanto hanno dimostrato con gli anni un forte rispetto delle regole, soprattutto sul tema del privato cordoglio. Sono 10 giorni che i chietini vengono a fare visite ai loro cari proprio per lasciare spazio nelle giornate di ogni santi e del 2 novembre a chi in qualche modo è più fragile. Come tutti gli anni abbiamo predisposto l'accesso facilitato per i portatori di handicap, quindi il parcheggio è vigilato in maniera tale che gli stalli dedicati a loro non vengano occupati. Sono stati posizionati all'interno del cimitero 5 bagni chimici che verranno depurati dalla SEBAC, mentre è stato predisposto l'accesso ai 3 bagni puliti 4 volte al giorno dalla ditta che ci fornisce il sistema, il lavoro di pulizia. Sono a disposizione i nostri operatori per dare qualsiasi informazione ai cittadini.